do il ben trovato, anzi il benvenuto, perché è la prima volta qui sulle Fonti TV, a Gianluca Berghella, CEO e founder di Armundia. Buon pomeriggio Gianluca, e chiedo anche scusa perché praticamente ti abbiamo invitato in una giornata in un contesto un po' diverso, ma vedrai che insomma riusciremo a snocciolare gli argomenti che vogliamo approfondire con te. Quindi intanto grazie per essere qui con noi e buon pomeriggio. Grazie, grazie a voi per l'invito e insomma in bocca al lupo anche per il suo futuro. Grazie, grazie davvero. Allora, con Gianluca affrontiamo un tema abbastanza delicato, un po' lo vedete nel titolo, ma è in realtà il finale che abbiamo in qualche modo previsto per questo approfondimento. Parliamo di banche, parliamo di banca del futuro. E per certi versi si parla da diverso tempo insomma della banca del futuro. Probabilmente con l'arrivo del Covid tutto si è declinato in quella direzione. Partiamo allora da un concetto semplice, da una domanda semplice. La banca del futuro, spesso parliamo di tecnologia che oramai è alla portata di tutti, basta un apparecchio di questi e possiamo oggi spostare capitali più o meno grandi da una parte e dall'altra, per fare un esempio banale, ma è solo una questione di innovazione tecnologica, Gianluca? Ripartiamo da qua. Beh, no, oggi diciamo che negli ultimi 2 anni il tema della trasformazione è un tema che voglio dire, è entrato un po' in tutti i settori e in tutte quelle che sono le dinamiche quotidiane della società. Il mondo bancario in qualche modo è ancora più coinvolto, perché chiaramente la banca, in quanto motore, cinghia di trasmissione dell'economia, è un'entità che deve porre molta attenzione a questo aspetto. Quindi si sente molto spesso parlare di grossi investimenti, spesso i piani industriali delle banche si concentrano su concetti, su quelli che sono budget importanti da destinare a questo ambito. Si trascura però molto spesso un concetto del fatto che si confonde la tecnologia e il concetto della trasformazione quello che deve essere l'elemento trainante. In realtà a me piace più partire da un presupposto, cioè la banca deve partire dal cosiddetto thinking digitale. Cioè ogni realtà bancaria dovrebbe partire da quello che è il concetto di chi si vuole essere, di come si vuole servire la clientela nel futuro, e quindi di lì poi andare a destinare budget finalizzati all'innovazione tecnologica. Bisogna partire dalla visione, bisogna partire da quello che è la preparazione di tutti quelli che sono gli attori presenti all'interno della banca per essere pronti ad affrontare una società che tende a cambiare, quindi dare risposte sempre più vicine. La normativa negli anni ci ha sempre detto che il cliente deve essere sempre più centrale, deve essere sempre più il punto di riferimento a cui la banca deve fornire servizi sempre più aderenti a loro. Bene, ecco, questo è il punto di partenza. La tecnologia, per quanto appunto noi ci occupiamo di tecnologia, ma è sempre comunque da intendere una commodity. Oggi la tecnologia può consentire qualsiasi tipo di il raggiungimento di qualsiasi tipo di obiettivo in termini di strumento per è l'uomo, sono le strategie e la visione che devono dargli contenuti e devono quindi indirizzarli. Quindi questo è l'elemento alla base della trasformazione. Oggi si parte da infrastrutture all'interno del mondo bancario che hanno un livello probabilmente di obsolescenza importante. Prima di approcciare a quelli che sono gli investimenti, bisognerebbe partire da un concetto molto più armonico all'interno della banca e non attribuire tutto alla pura tecnologia o technicality che si possano mettere a disposizione. E allora, sul tema del modello ibrido, perché comunque insomma i processi sono diversi e questo è un modello che può sicuramente rappresentare un punto di partenza, un punto di passaggio, ma insomma il digitale non può o non deve, perché poi è anche uno dei temi più caldi sul futuro delle banche. C'è chi insomma ha rivelato, senza stare a fare nomi, ma se lo conosciamo tutti, c'è chi ha rivelato, rilevato, diversi
Sportelli in operazioni di fusione, e c'è chi appunto considera questa scelta da una parte strategica, dall'altra rischiosa. La sto facendo lunga. Il modello ibrido cosa vuol dire? Il digitale non può o non deve sostituire la relazione umana. No, assolutamente. La pandemia, fondamentalmente, gli ultimi 2 anni hanno accelerato totalmente, la trasformazione della società. Cioè, la tecnologia, come dicevamo poc'anzi, ha messo a disposizione tutta una serie di strumenti. Guai a pensare che questi strumenti possono in qualche modo sostituire quello che è la presenza dell'uomo, quello che è il concetto di relazione. La relazione, si parla di ibrido in tutti i settori della società, dall'automotive a quello che è il lavoro, a quello che sono tutte le strutture che governano la società. Si parla di ibrido. La banca, ma anche direi il mercato assicurativo devono in qualche modo vedere un percorso di crescita, ma mantenendo quella che è la relazione. Noi ci siamo concentrati molto su questo concetto perché ci siamo posti il problema come da un momento all'altro la distanza in questo settore potesse in qualche modo condizionare quelle che sono le relazioni. Immaginiamo a tutto il mondo del territorio, a tutte quelle che sono le abitudini che costantemente, voglio dire, e le relazioni che costantemente si creavano all'interno del rapporto tra banca e cliente. Oggi la tecnologia consente di poter mantenere questa relazione, usufruendo di strumenti che possono in qualche modo avvicinare e mantenere il contatto tra cliente e banca, attraverso meccanismi di virtualizzazione della relazione, attraverso meccanismi in cui la distanza può essere in qualche modo contenuta attraverso dei strumenti che consentono nel preservare quelli che sono i concetti di sicurezza, quelli con i concetti di sostenibilità, quella che deve essere la vicinanza tra banca e cliente. È chiaro che questo apre molti scenari, apre molti scenari in termini della trasformazione del servizio, della maggiore facilità attraverso i quali anche quelle che sono le regole di compliance devono in qualche modo evolvere. Ecco, un elemento fondamentale è quello che il legislatore in questo momento deve cercare probabilmente di intervenire sia sul concetto di trasformazione di cui parlavamo poc'anzi, sia in quello che è la relazione con il cliente. È vero che la relazione deve essere mantenuta e controllata, ma nello stesso tempo dobbiamo avere anche delle regole che consentono di facilitare questa nuova visione di banca e questa nuova visione di relazione in tutti quelli che sono i servizi di distribuzione. Quindi bisogna ripensare i modelli organizzativi, bisogna ripensare i modelli di servizio e bisogna in qualche modo preparare la banca a poter essere al passo con i tempi della società. Oggi la società è diciamo molto più avanti in termini di relazione, di strumenti di relazione rispetto a quelli che sono le tecnologie e gli usi e le normative che vengono imposte per gestire questa relazione con il cliente. Ecco, questo deve essere in qualche modo un gap che deve essere superato sia nelle strategie, nella visione, ma anche in quelle che il legislatore deve supportare a mettere a disposizione. Come vedete, insomma, i temi sono tanti e appunto riassumerli peraltro in poco tempo è difficile. Ovviamente è un tema che verrà riproposto anche in futuro, insomma, nelle fonti TV, magari anche con l'aiuto di Armundia. Gianluca, un'ultima domanda e così ci ricolleghiamo anche al titolo che abbiamo proposto, che insomma forse è un po' fuorviante, ma era anche un po' per attirare, diciamo, l'attenzione dei nostri amici. Un esercizio di visione, diciamo, nel metaverso, come funzionerà una banca o un'assicurazione? Possiamo concentrarci su una banca, e non è neanche un tema così nuovo, nel senso che già, ci sono già diverse banche d'affari, anche colossi americani che hanno dichiarato predisposizione, insomma, ai progetti in questo senso. Gianluca.
Allora, parlare di metaverso in poche parole è un esercizio molto complesso. Indubbiamente è il futuro. Probabilmente impatterà molto su quella che è la cosiddetta generazione Z, cioè la generazione di coloro che in questo momento sono poco più che bambini, nel senso che sarà. È uno spazio virtuale fondamentalmente condiviso dove vi è la convergenza tra il mondo digitale e la realtà aumentata. Quindi è un universo parallelo all'interno del quale si creano tutte nuove dinamiche di relazione, di presenza e anche di relazione stessa attraverso degli avatar che in qualche modo vivono questo mondo e che rappresentano le persone. Ora, oggi è qualcosa che cresce, cioè i numeri che vengono dati sulle potenzialità di questo universo sono sbalorditivi. E tutti i settori si stanno avvicinando a questo mondo. Quindi, in particolare, in questo momento, il mondo del luxury, il mondo dell'arte, Ah sì. tutto il mondo cioè quello che sarà praticamente una trasformazione, un passaggio da quello che è l'attuale universo social di oggi, che si trasferirà fondamentalmente all'interno di questo universo. Adesso È intanto ti ovvio. interrompo Gianluca, ma solo per diciamo spiegare anche agli amici a casa, stavamo vedendo delle immagini di videogame perché ovviamente quell'ambito forse è uno dei più pronti, no? Su questo progetto. Il gaming è quello che, diciamo, da tempo, no, in qualche modo ha anticipato questo tema. Ovvio che le banche, o comunque tutti oggi, in quelli che sono questi due universi, oggi Decentraland e The Sandbox sono i due universi più frequentati, ma su questo oggi si stanno avvicinando un po' tutto il mondo delle imprese e anche le banche si stanno iniziando a muovere. Ci sono grossi istituti che si sono avvicinati a questo, ma in questo momento gli elementi da andare a, diciamo, quello che può anticipare in questo momento sono tutti aspetti legati per ora ci si ferma a quelli che sono i concetti di rafforzamento del branding, di presenza in termini espositiva, ma chiaramente tutto dovrà passare attraverso una regolamentazione. Oggi i limiti riguardano i concetti di identità digitale, noi avremo gli avatar, quindi vanno riconosciuti in termini di identità digitale. La regolamentazione delle criptovalute, delle criptoattività che posso svolgere su questo mondo, perché poi tutto viene regolato e un mondo parallelo dove chiaramente tutto viene regolato attraverso questi strumenti. La cyber security è un altro tema importante, il concetto della privacy è un altro tema importante. Quindi diciamo che da un Sì. lato ci sono tantissime opportunità, ma immaginare l'applicazione immediata nel mondo bancario, se non per un concetto di gaming, di avvicinamento, di creazione della relazione e di cominciare a essere presenti all'interno di generazioni, essere conosciuti da generazioni che si avvicinano all'interno di questo mondo. Quello che noi immaginiamo sono studi che anche noi stiamo facendo, abbiamo attuato dei progetti di ricerca che inizieranno di qui a pochi mesi a dare già delle piccole delle evoluzioni a quelli che sono gli strumenti di relazione, che chiaramente non possono andare oltre un discorso di analisi, ecco, immaginare di essere presenti all'interno di uno spazio virtuale, l'avatar del cliente con quello del banker che si incontrano e poter navigare in modo tridimensionale all'interno di quello che è un universo, di quelli che sono i dati del cliente, quelli che sono gli asset del cliente, poter avere a disposizione una mole di informazioni importanti, che consentono e che possono consentire di poter erogare un servizio di advisory. Ecco, l'advisory e la consulenza sono ambiti, probabilmente saranno i primi a poter dare un'esperienza all'interno di questo mondo. Ma
senza una regolamentazione universale, perché qui parliamo, qui si annulla lo spazio, il tempo e lo spazio vengono annullati all'interno di questo mondo. Quindi in qualche modo occorre una regolamentazione universale per andare a gestire quelle che sono le regole del gioco nel momento in cui noi andiamo a parlare di investimenti o execution di attività finanziarie che devono essere gestite all'interno di questo mondo, quindi da quella che è la moneta di scambio a quella che è poi fondamentalmente le regole. Sicuramente è il futuro, rappresenterà il futuro. Ovviamente poi ognuno lo giudicherà rispetto a quelle che sono, che è la visione propria di ogni persona, ma è innegabile che le nuove generazioni, tutto quello che è stata l'esperienza dei social di oggi, si trasferiranno all'interno di questo mondo. E quindi è bene regolamentarlo, è bene esserci e quindi andare a sfruttare quelle che sono le opportunità che questo nuovo mondo può mettere a disposizione. E che magari riuscirà a togliere qualche magari difetto, insomma, e qualche aspetto negativo Si che ci spera. conduce, insomma, a valutare i social in un certo modo. Esatto, si spera, la speranza è assolutamente quella. Sì, si spera, si spera. Gianluca Berghella, CEO e founder di Armundia, grazie davvero per essere stato qui con noi e alla prossima con Grazie, un grazie augurio anche di a buona Pasqua. voi. Grazie, arrivederci.